Il film che state per vedere è un resoconto della tragedia che è capitata a cinque giovani, in particolare a Sally Hardesty e a suo fratello invalido Franklin. Il fatto che fossero giovani rende tutto molto più tragico. Le loro giovani vite furono spezzate da eventi così assurdi e macabri che forse neanche loro avrebbero mai pensato di vivere. Per loro, un'idilliaca gita pomeridiana estiva si trasformò in tragedia. Gli avvenimenti di quella giornata portarono alla scoperta di uno dei crimini più efferati della storia americana. Per atti contrari alla morale. Il procuratore distrettuale non ha voluto fare il nome delle imputate e si è rifiutato di fornire altri particolari sul caso. Si ritiene che questa denuncia sia soltanto la prima di una serie di procedimenti penali susseguenti a un'inchiesta condotta da una speciale commissione. La notizia più importante di questo notiziario è la scoperta di gravi profanazioni in un cimitero del Texas. Un informatore ha diretto la polizia di Puerto County in un cimitero che si trova nei dintorni della piccola cittadina rurale di Newt, dove essi hanno scoperto le tracce di quella che sembra una macabra cerimonia rituale. I resti di un cadavere in avanzato stato di putrefazione legati a un monumento funerario, con un altro cadavere abbandonato in una fossa lì vicino. Le indagini hanno rivelato che almeno un'altra decina di tombe erano state profanate e si teme che ne verranno trovate altre man mano che le indagini proseguono. La polizia ha reso noto che in alcune tombe erano state apportate solo certe parti dei cadaveri, la testa e le estremità, mentre il resto del corpo sembrava intatto. Appare evidente che le profanazioni sono avvenute in diversi periodi di tempo. Si assiste intanto al pellegrinaggio degli abitanti del luogo che si recano al cimitero per assicurarsi che i resti dei loro parenti defunti non siano stati profanati. Thank you.
generale Bentaub è dimesso. Un edificio di 16 piani in funzione con il fiore del centro di Atlanta. Ecco, stamani uccidendo almeno 29 persone. La società responsabile del progetto non ha rilasciato dichiarazioni sull'incidente. Liberato. Cui era stata affidata la costruzione dell'edificio ha accennato alla possibilità di un sabotaggio, dato che non esisterebbero motivi logici per il crollo. La polizia di Gary, nell'Indiana, non è ancora riuscita a identificare i cadaveri di un giovane e una giovane scoperti dai bambini di una scuola elementare nella loro palestra di ginnastica. Entrambi i cadaveri erano completamente nudi e presentavano numerose ferite da taglio. I loro lineamenti erano stati accuratamente osservati. Anche gli organi genitali. Mi fa impazzire. Non so se c'è una. No, cosa... Don, sta buono, fermi. La situazione retrograda è contraria o inarmonica con la regolare direzione dell'influsso astrale dello zodiaco. Quindi essa risulta malefica. Allora, quando i pianeti sono in situazione retrograda, Saturno è malefico, capisci? Il loro influsso malefico aumenta. Hai letto tutto il dizionario per cercare quei paroloni. Jerry, Saturno ha una cattiva influenza. E ora è particolarmente cattiva perché si trova in posizione retrograda. Ma tu ci credi a tutte le balle che ti racconta la tua ragazza? Mica tanto. Mio nonno è sepolto qui. Potrei sapere se hanno toccato anche la sua tomba? Tesoro, quel tipo grande e grosso lassù con la torcia elettrica è il nostro sceriffo. Valla a dire a lui che tuo nonno è sepolto qui. Va bene. Lui sa tutto. Grazie. Io scappo un momento con la tua ragazza, non ti dispiace? No, no. Ti ci accompagno io dallo sceriffo. Se tuo nonno è sepolto qui, hai diritto a vedere la sua tomba. Pare che Clyde una volta abbia visto uno che trascinava qualcosa. Fu sul cadavere. E qui intorno succedono cose strane, ma nessuno ne parla. Ma io le vedo quelle cose. Succedono. Ma loro dicono soltanto che sono le chiacchiere di un vecchio... ubriacone. Voi ridete di un povero vecchio, ma qualcuno sa anche che dico la verità. Ma sì che sono sicuri. Quell'uomo ha detto che si vede benissimo se una tomba è stata toccata. Franklin, non ti preoccupare, ho visto anch'io. La tomba del nonno è intatta. Ma che succede? Ma che è questo puzzo? È schifoso. Oh, tanti finestrini. Sì. Ehi, ecco il vecchio mattatoio là. E dove nonno vendeva il bestiame? Ehi, noi abbiamo uno zio che lavora in un mattatoio a Fort Worth. Vedete quell'edificio laggiù? E dove li ammazzano? Gli danno una botta sul cranio con una mazza. Oh, che orrore. No, di solito non li ammazzano al primo colpo. Allora cominciano a muggire, a dibattersi, e loro devono tenerli e dargli altri due o tre colpi. Ma certe volte non basta ancora. Capita pure che li scuoiano mentre sono ancora vivi. No, sì. Non si dovrebbero ammazzare gli animali in questo modo. Oh, ma ora non fanno mica più così. Adesso hanno una pistola d'aria compressa che spara un puntale nel cervello e poi torna indietro e fa boom, boom. Ah, prendi, non è la carne piatta, per favore, cambi argomento. Boom, che puzza orribile, non se ne arrabbia. È caldo qui dentro. Autostopista. Lo vogliamo prendere? Ma sì, prendilo. Là fuori starà sfissiando.
Sì, ma che tipo? Ma quel figlio di puttana puzzerà come il mattatoio. Diamogli una mano, poveraccio, c'è posto qui dentro. Allora, che devo fare? Prendilo, dai. Ma secondo me ha un aspetto strano. Mi sa che non è stata una buona idea. Dove sei diretto, amico? Al sud. Perché tu lavori laggiù? Ah, no, no. E come mai eri da queste parti? Ah, beh, ero andato al matatoio. Ah, io ho uno zio che lavora in un matatoio. Mio fratello lavorava là. E anche mio nonno. La mia famiglia ha sempre avuto a che fare con la carne. È una famiglia carnivora. Di un po', sei mai stato nella camera della morte, o come cacchio si chiama, dove ammazzano il bestiame con la pistola ad aria compressa? No, 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 la pistola non va mica bene. Una volta l'ho visto con mio zio. Il vecchio modo, quello con la mazza. Quello era molto meglio, vogliono meglio in quel modo. Ma dici davvero? Io credevo fosse meglio con la pistola. No, le pistole hanno fatto perdere il lavoro a tanta gente. Tu ci hai lavorato? Io facevo l'abbattitore. Accidenti. Fa vedere. Le teste. Non le buttano mica lì. Le hai fatte tu? Sì. Prendi. Non lo sapete. È tutta buona. Quella è calma. Sì. Sì. Si prende la testa e si fa morire. Meno la lingua. Si gratta via tutta la carne fino all'osso. Si usa tutto quanto. Non si butta niente, usano i muscoli, le ghiandole, gli occhi, i tendini, tutto quanto. Guarda un po', guarda. Il naso, le gengive e tutto il resto. E poi si fa bollire in una pentola. Io non sapevo che c'era tutta questa roba. È proprio buono. Ti piace? Oh sì, e come? Mi piace. È buono. Ma a me sembra una cosa schifosa. Ma perché non cambiamo discorso? Ma piacerebbe anche a te se non sapessi come fare. No, invece no. E vorrei tanto che smettesse di parlarne. Ah, piantala, Franklin. Farei vomitare tutti. Ah, vabbè. Ma che vuoi fare? Ehi, non lascia perdere quel conto. No, piano! Sei pazzo! Sei stato bravissimo. Guardate che cos'ho. Mettilo di me. Non è un bel rasoio? Come no, amico? È proprio bello. Ma hai fatto una fotografia? Mi potete portare a casa? Abito vicino alla strada. Non lo so, amico, veramente abbiamo fretta e... Quanto è distante? È qui vicino. Allora perché non ci vai?
Voglio dire, sei tanto vicino. Ehi, potresti cenare con noi. Il bollito a te piace. Mio fratello lo fa proprio bene. Ti piacerà. Penso sia meglio proseguire, amico. Vero, Jerry? Già, ci dispiace, ma... Non ho mica un granché. È una bella fotografia. Me la puoi autopagare? Eh? $2. È una bella fotografia. No, amico, no. Franklin, ridagliela. Voleva farsi pagare. Stai scherzando? No, diceva sul serio. Io direi di avvisare la polizia. È l'ultima volta che prendo un autostoppista. Ehi, sentite l'oroscopo di Frank. Oh, Sally. Novità. Difficoltà di viaggio, piani a lunga scadenza e le persone che incontrate potrebbero rendervi la giornata difficile e imprevedibile. Anche le notizie di cronaca non saranno tali da rallegrarti. È quasi perfetto. Va bene così finché non torniamo a casa. Pan, leggi quello di Sally. Lei è un capricorno. Pazzi. No. Il capricorno è sotto Saturno. Ci saranno momenti in cui non crederete che quanto vi accade sia vero. Datevi un pizzicotto e vedrete che invece lo è. Tutti a terra! Ah, ecco che arriva qualcuno. Salve! Ci fa il pieno, per favore? Niente benzina. Ma come? Ha finito la benzina? Sono proprio a secco. La tua botte arriverà nel pomeriggio tardi. Deve arrivare anche domattina. Questa non ci vuole. Senta, sa dov'è la vecchia casa dei Franklin? La vecchia casa dei Franklin? Sì. È una vecchia casa di pietra a due piani in cima alla collina. Dal momento che dobbiamo aspettare mi piacerebbe rivederla. Sì, mi pare di aver visto qualcosa da quelle parti.
Ma no, dico ragazzi, non vorrete mica andare a cercare una vecchia casa. Può essere pericoloso, potreste farvi del male. Staremo attenti. Non vi consiglio di entrare in un posto che vostro. Magari quelli si arrabbiano e vengono a buttarvi fuori. Oh, my father owns it. That's your daddy's place, huh? Yeah. Look, I got some good barbecue here. Why don't you fellas stick around here a while? The transport will be by in a little while. You want to get some barbecue? Them girls, now they don't want to go messing around the old house. Best you stick around here. You know, we should have asked him if there was another gas station around. Don't you think he would have told us if there was? Then it wouldn't hurt to ask him, huh? Okay. I'll go ask. What the hell? We should have stuck back there for gas. Hey, you think this place has room service? Franklin, you maniac, tearing up the van. Yeah, I just start doing that. Hey, I bet that's some of that guy's blood. Look at that. Look at that. Think it's blood? Yeah, I guess so. Well, that's blood, all right. And that guy cut the hell out of himself. You think you could do that to yourself? Like crazy? Yeah. It takes something, though. I mean, just to do that to yourself, like you did that. You think I said something made him mad? What? Frankly, you're crazier than he was. Hey, ho preso un po' di carne alla griglia. Bravo. E a Newt. Allora, andiamo alla casa del nonno, eh? C'è un ruscello, potete farci il bagno, no? Dai, Sally! Andiamo? Andiamo alla casa del nonno! Dai, vieni, Sally! Poi, oh, andiamo! Su, andiamo! Ehi, quel matto ha macchiato di sangue dappertutto, come se volesse scrivere qualcosa! Che cosa ha fatto? Ha scritto qualcosa sul furgone! Mi dai il coltello? Grazie. Senti, Franklin, se finiamo la benzina prima di tornare alla pompa, ci rimbocchi tu con la carrozzina, eh? Credete che quello volesse spaventarci anche con la fotografia che mi ha fatto? Se questa casa non l'avessero lasciata andare in manovra. Ah, Tom, vieni? Sì, ecco. Vedi quella finestra lassù? Sì. Lì ci dormivo io. È bello qua. Ah, attento al braccio. Attento al braccio, sta attento, no? Vai piano. Sì, sì, calmo, calmo. Piano, piano. Ah, aspetta, voglio vedere che cosa ha scritto quel tizio. Fammi vedere.
Chissà che significa. E il segno di Zorro tornerà a farci fuori. No, Jerry, perché non gli dai una manovata? Chi? Ci voglio far vedere dentro. Jerry? Ok. Ehi, no, 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 un momento, un momento. Tieni, Franklin, pensaci tu. Ehi, non credi che potrebbe averci seguiti? E perché? Dov'è il coltello? Kirk! Questa sembra la camera dei bambini. Sì, era la mia camera. Una volta venni qui quando avevo 8 anni. Ah. Subito dopo la morte della nonna. E come andò? Come andò che morì. Già, morì come? Dai, non spingere. Che ne dici della carta da parati? Credo che abbia visto giorni migliori. No, no, quando ero piccola sognavo sempre che parlavo con gli animali. Guarda le zebre, vedi? Ero proprio affascinata dalle zebre. Sally! Avete visto che casa? Dillo che tu, Franklin, sarà una città mordente! Se oggi mi diverto ancora, finirò col morire dalla gioia. Attenzione ai serpenti! Ehi, Frank! Come ti va il braccio? Non hai detto che qui potevamo fare il bagno? Sì. Pam e io vorremmo andarci. Dovrebbe esserci un fosso da quella parte, in mezzo a due vecchie baracche. Ok, lo troveremo. Ma vengono anche Jerry e Sally? No, torniamo fra un'oretta. Già, ci vediamo fra un'oretta. Sally! Sally! Sally!
Che giornata strepitosa, Però fa un caldo fottuto. Tanto, Kirk, reggimi! Un cobra! Un serpente a sonagli! Aiuto! Storta. Deve essere questo. Però non c'è più acqua. Vorrei sapere come ha fatto Franklin a venire qua giù. Ce l'avrà portato qualcuno quando era piccolo. Franklin non è mai stato piccolo. Benzina. Benzina? Sì, potremmo farcene vendere un po'. Hai sentito il benzinaio? Che faccia che l'autobus arriva domani. E noi rimaniamo bloccati qui. Proviamoci un po'. Pam, vieni qua. Guarda. È un generatore. Cosa? Un generatore per l'elettricità! Ehi, c'è nessuno? Nessuno in casa? Ho un regalo per te. Andiamoci. Ehi là. C'è nessuno? Ehi Pam, vieni a vedere. Andiamocene. C'è nessuno in casa? Ehi! Ehi, Pam! Ehi là! Thank you.
He's coming to get you. You don't think it means anything? We'll protect you if he tries to get you. Well, I bet it's about me. He's gonna kill you, Franklin. It probably doesn't mean anything, huh? You worry too much. Well, he couldn't find us anyway. I mean, he doesn't even know our name. I gave him your name, Franklin. I told him where you live. I even gave him your zip code. He's gonna kill you. Jerry. What are you doing? I can't find my knife. That knife would do you any good. He likes that knife, remember? When did you have it last? Well, I didn't have it last. You had it last. I gave it to you, remember? What'd you do with it? Well, I don't know. Didn't I give it back to you? No, I didn't have it when I got out of the van. You just never gave it back to me. All right, I'll look for it. Listen, I think I'll walk down to the creek before it gets too dark. How do I get there, Frank? È un fossato laggiù, in mezzo a quelle due baracche. Posso venire anch'io? No, forse è meglio che tu resti qui. Va bene. Beh, io non lo trovo. Sei arrabbiata con me? No, non sono arrabbiata con te. E invece sei arrabbiata. Vabbè, non ti do mica torto. Vedi, io... Chiesa!
Tu avresti preferito che non venissi, vero? Oh, Franklin, sono solo stanca. È stata una giornata dura. Sally, dimmi un po', tu ci credi a quella roba che diceva Pam su Saturno e la posizione retrograda? Non lo so. Forse tutto ha un significato. Sì. Tu credi che quel tizio venga a cercarci? E tanto, secondo me, non può ritrovarci. E poi avrà paura che Kirk lo ammazzi. Sally. Che c'è ancora? Ah, niente. Non importa. Nessuno in casa? Chiedo scusa, sto cercando un mio amico. Ehi! C'è nessuno in casa? Smettetela di scherzare, tanto non mi fate paura. Pam, sei tu? Ok, sono qui, ragazzi. Dai, venite fuori. Avanti. Thank you.
Si devono essere persi. Non hanno neanche la torcia elettrica. Se fra un minuto non tornano, dobbiamo andare a cercare. E se ci perdiamo anche noi? Sally, torniamo a quel distributore e chiediamo aiuto. Io da qui non me ne vado senza Jerry. Vedrai che tornano da un momento all'altro. Sally, dai, andiamo dal distributore. Sally. Ti prego, andiamoci. E le chiavi sono dentro? Franklin, dammi la faccia. Perché? Avanti, dammi la torcia, io vado a cercarli e non c'è bisogno che vieni anche tu. No, Sally, non andare. Non credo che sia una buona idea. Sally, per me sbagli. Senti, io sono il coxman ancora. Dammi la torcia e basta. No, ora sono il coxman. E poi aspettiamo un minuto. Se non arrivano, andiamo insieme. D'accordo? Sally, le chiavi non ci sono. Non abbiamo le chiavi. Le hanno portate via. Smettila. Basta. Ah, portate via le chiavi. Ma no, Sally, non possiamo farlo. Senti, se loro tornano, mentre noi non ci siamo. Finché no, la mia torcia. Va bene. Vado a cercarli. Aspetta un momento. Sally, vengo con me. Ecco, andiamo. Sally, aspetta un momento. Vengo con te. Aspetta. Non ce la faccio a seguirti. Sally, aspetta. Forza, spingi! Spingi forte! Spingi! È una casa! Sì, ora la vedo bene! No, Franklin! Non ce la faccio più! Avanti, Sally! Sally, torna qui a spingermi! Sento dei rumori laggiù. Guarda! Ehi, Jerry! Jerry! Sally, sento qualcosa. Ferma! Thank you.
Maldonado
We need to worry. No! No, you just cooperate, young lady, and we'll have no trouble. Dallas! What do you want? No, there's no need to do that. Nessuno vuol farti del male. Sono andato a spegnere la luce. Con quello che costa oggi l'elettricità non c'è mica tanto da scherzare. Fra poco è finito tutto. Stai tranquilla. No!
scaricare mai solo un tuo fratello. Dai, vai là dentro e scarica la ragazza. Falla scendere. E falla uscire di là. E falla uscire! Speriamo che tuo fratello non si sia fatto scappare da solo di quei ragazzi. Portalo dentro! Capranno la caccia in tutta la regione. Ma non ti vergogni! Guarda che cosa ha fatto alla porta tuo fratello! Non ha nessun rispetto per la casa! Portalo dentro! Ah, brutto imbecille! Sarà meglio che tu li abbia uccisi tutti quei ragazzi! Dove sono? Avevi detto che avevi in fretta, eh? Imbecille, dove sono i ragazzi? Che gli hai fatto? È scappato nessuno? Sei sicuro? Ma sei impazzito! Hai rovinato la porta! Sei stato bravo! È una bella ragazza, sarebbe stato! E va di sopra a chiamare il nonno! Adesso prepariamo un po' di cena, eh? Torna subito là dentro! Muovi il culo! Ora stai calma, cara, sta calma. Prepariamo qualcosa da mangiare, eh? Yeah.
comportate come un branco di lupi! Ci stavamo divertendo un po'! Perché credi che sia una festa? Lo prego! Lo prego, li faccia stare! No, non può! Chiudi la bocca! Non si può evitare, signorina. La prego! Silenzio! Farmi ammazzare! Pagare a lui! Ti piace quella pazza? Sono pazzi! Lei viene per me! Non può far niente, io è solo il fuoco! Sta zitto, brutto maiale! Tutto il resto lo facciamo noi due. Lui non piace, vero? Tu sei solo il cuoco! E chiudi quella fogna! Io capisco che tu non sei nessuno. Il lavoro lo facciamo io e tu. Ma io non ci provo gusto ad ammazzare la gente. Però è una cosa che va fatta. Non c'è bisogno che ti piaccia. Lo prego. Lo prego. Lui non può. Farò tutto quello che vuole. Non c'è bisogno di torturarla così. Tu non ti impicciare. Ricordati che se sono in fuoco, a lei pensiamo noi due. Fate presto. Non voglio vedere. Noi non abbiamo nessuna fretta e tu non vai in nessun posto. Mi hai sentito? Ti ho sentito, ma me ne frego. Non perdere tempo. Io devo riaprire presto. Sai, stavo pensando di far divertire un... Tu hai sempre detto che era il più bravo. Come se era il più bravo? Facciamogli dare la mazzata. Sì, no, no. Questa qui la lasciamo a te. Facciamogli dare la mazzata. No! No, è inutile che urla. Non sentirai nessun dolore. Il nonno è il miglior abbattitore che sia mai esistito. Non ha mai avuto bisogno di più di una mazzata per farli secco. Stendeva 60 capi in 5 minuti. E dicono che poteva farne anche di più se quelli con i ganci portavano via le bestie più alla svelta. Quindi non gridare. Mi farà un lavoretto coi fiocchi. No, 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 no. Oh,
colpo! No, no! Yeah.